Che film o cortometraggi di questa ultima edizione dello Spiraglio consiglierebbe per capire meglio la salute mentale? Questa è una domanda difficilissima. È come domandare a un genitore qual è il figlio preferito. Avendo selezionato 8 lungometraggi e altrettanti cortometraggi, ritengo che siano tutti assolutamente interessanti. Sono film molto diversi fra loro per stile, per genere, per atmosfera, e tutti trattano appunto il tema della salute mentale, anche se in maniera molto diversa. Come dire, segnalo un film perché non perché sia il più bello o il migliore, è un film assolutamente interessantissimo. È un film che racconta però come la salute mentale non sia mai un problema individuale, ma sia un problema che riguarda l'intera comunità. E allora in questo senso Felicità di Michela Ramazzotti è un film che dimostra come appunto il problema della salute mentale, se colpisce una persona all'interno di un piccolo gruppo, che in questo caso è una famiglia, diventa un problema di tutti. E in questo senso questo film è esemplare nel raccontare questa cosa.